Benvenuti a questo video in cui esploreremo la storia biblica di Susanna, un racconto di ingiustizia, coraggio e giustizia divina che si trova nel libro di Daniele nell'Antico Testamento. Lasciatevi immergere in questa affascinante narrazione. Nel cuore dell'antica Babilonia, una comunità di ebrei in esilio cercava di preservare la propria fede e le tradizioni in un ambiente straniero. Susanna, una donna ebrea dalla straordinaria bellezza e dalla reputazione inattaccabile, era la moglie di Gioachino, un uomo rispettato nella comunità. Vivevano in una casa con un meraviglioso giardino, un luogo di incontro per la comunità ebraica locale. Tuttavia, la vita di Susanna subì una brusca svolta quando due anziani giudici, che avrebbero dovuto essere esperti nella legge e rispettati, iniziarono a desiderarla. Questi due uomini malvagi iniziarono a fare avanza a Susanna, minacciandola di incolparla di adulterio se non si fosse concessa a loro. Susanna rifiutò con fermezza le loro avance, ma i due giudici non si arresero. Alla fine, la situazione si deteriorò ulteriormente quando i due giudici la accusarono pubblicamente di adulterio, scuotendo la comunità ebraica. Con coraggio, Susanna gridò la sua innocenza e pregò Dio affinché fosse fatta giustizia. Il giovane profeta Daniele, ancora un ragazzo all'epoca, intervenne in sua difesa. Daniele pose domande ai due giudici anziani che li misero in contraddizione e dimostrarono la loro malvagità. Grazie alla saggezza di Daniele, la verità emerse, e i due giudici malvagi furono condannati per la loro falsa testimonianza. Susanna fu dichiarata innocente, e la sua reputazione fu ripristinata. Questa storia dimostra che la fede e la verità possono trionfare anche in momenti di prova e disperazione. La storia di Susanna è un racconto biblico che ci ricorda l'importanza della giustizia, del coraggio e della fede. Spero che questo video vi abbia aiutato a comprendere meglio questa storia affascinante. Non dimenticate di mettere un mi piace, condividere e iscrivervi al canale per altri contenuti biblici. Grazie per aver guardato e a presto!